Buonasera a tutti e bentornati a Flash News, l'appuntamento con l'informazione in onda da lunedì al venerdì alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Oggi parliamo di politica perché continua la nostra rubrica dedicata alle elezioni politiche 2022. Nel corso dei video precedenti, infatti, vi abbiamo elencato quali sono i punti principali presentati dai partiti che concorrono al voto del 25 settembre e oggi parliamo della Lega, il partito di Matteo Salvini, che è collocato nella coalizione di centrodestra. Tuttavia, sebbene appunto abbia sottoscritto il programma dei suoi alleati, quindi Fratelli d'Italia, Unico l'Italia e Forza Italia, il programma di Salvini presenta qualche punto che ricorda la tradizione federalista del vecchio Carroccio e di seguito vi elenchiamo quali sono i punti principali della Lega. Per quanto riguarda l'energia e il clima, Salvini propone un mix di fonti energetiche. Secondo la Lega, infatti, il gas, il nucleare e la sburocratizzazione delle energie rinnovabili sono gli ingredienti per risolvere l'emergenza climatica attuale in modo tale da raggiungere gli obiettivi europei, che sono il 55% in meno di emissioni al 2030. Salvini ritiene altresì necessario rinegoziare i target del Green Deal. In questo modo mette al bando il motore a scoppio nel 2035. Per quanto riguarda la transizione ecologica, l'ingrediente fondamentale è il gas. In tal senso, infatti, Salvini chiede la diminuzione del costo della bolletta, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e ovviamente l'autonomia per quanto riguarda la produzione energetica nazionale. In aggiunta vi è anche il raddoppio della TAP e la costruzione di due gasdotti, uno collegato con la Spagna e l'altro collegato con Israele e Cipro. Secondo il leader della Lega, però, le rinnovabili da sole non possono essere sufficienti. Infatti, sia l'eolico che il fotovoltaico presentano dei limiti. Infine, per quanto riguarda appunto l'energia, Matteo Salvini prevede la costruzione di un'intera filiera basata proprio sul nucleare, sull'atomo, con la costruzione di nuove centrali nucleari e il potenziamento degli investimenti sul nucleare di nuova generazione. Passando invece all'immigrazione, il cavallo di battaglia della Lega sono ovviamente i decreti sicurezza. In tal senso, Matteo Salvini chiede il divieto di ingresso delle ONG che operano nel Mediterraneo. Chiede altresì il rafforzamento del memorandum tra Italia e Libia e il pattugliamento delle coste libiche e tunisine. In questo modo sarà possibile contenere gli sbarchi, così come sarà necessario appunto creare degli hotspot non in Italia, bensì nei paesi del Nord Africa. Il programma proposto da Matteo Salvini non prevede, a differenza di quello dei suoi alleati, la redistribuzione tra i paesi dell'Unione Europea dei migranti sbarcati sulle coste appunto europee. Invece, non è presente nel programma della Lega la riforma che riguarda il Trattato di Dublino sul diritto d'asilo a livello comunitario. Infine, riguardo invece la cittadinanza, la Lega di Matteo Salvini manifesta la propria contrarietà allo Ius Soli e intende infatti mantenere l'attuale normativa basata sullo Ius Sanguinis. Per quanto riguarda il lavoro, la Lega propone di abbassare i costi del lavoro, soprattutto per i giovani, e invece incentivare quelli che sono appunto di potenziare invece quelli che sono gli incentivi per quanto riguarda l'occupazione femminile. Inoltre, la Lega di Matteo Salvini propone l'estensione fino a 35 anni dell'età anagrafica per il contratto di apprendistato. Ulteriore punto che riguarda il lavoro è l'introduzione del salario minimo e la revisione del reddito cittadinanza. Questo verrà trasformato, secondo il Carroccio, in un ammortizzatore sociale finalizzato all'occupazione. Sulle pensioni, la Lega di Matteo Salvini rilancia la quota 41, dove 41 appunto sono gli anni di contributi versati, e inoltre propone anche contributi aggiuntivi alle donne per ogni figlio avuto. Per quanto riguarda il fisco, Matteo Salvini propone l'introduzione della flat tax, ovvero un'aliquota
fissa al 15% con l'eliminazione della tassazione progressiva basata appunto sulle attuali aliquote IRPEF. Inoltre, la Lega di Matteo Salvini propone anche la cosiddetta pace fiscale, ossia la rottamazione delle cartelle esattoriali anche alle imprese, e inoltre anche il saldo e stralcio è un punto del programma di Matteo Salvini per quanto riguarda il fisco. Questo sarà rivolto alle famiglie e alle imprese in difficoltà. Prevista anche l'abbattimento dell'IVA sui prodotti di prima necessità, quindi pane, pasta e latte. Passando invece alla politica estera, Matteo Salvini reputa la NATO e l'Unione Europea dei alleati principali dell'Italia e per questo ritiene necessario ripristinare uno stampo nazionale e liberale senza le intromissioni esterne degli altri paesi. E per quanto riguarda invece il conflitto Russia-Ucraina, la Lega intende promuovere delle conferenze di pace. Sull'Unione Europea invece viene ribadita la necessità di difendere la sovranità nazionale e propone di mantenere il meccanismo di unanimità in seno nelle votazioni in seno al Consiglio europeo, che è appunto l'organo legislativo dell'Unione europea. Infine, passiamo alle riforme. Per quanto riguarda le riforme, Matteo Salvini propone di riprendere il percorso sul regionalismo, iniziato appunto con la richiesta di autonomia da parte del Veneto e della Lombardia, e ritiene anche che questa autonomia possa essere estesa anche a tutte le regioni che intendano intraprendere il medesimo percorso. Infine, si ripropone il modello semipresidenziale, appunto facendo riferimento a quello francese, che prevede l'elezione diretta del capo dello Stato e il rafforzamento dei poteri del Parlamento. Matteo Salvini propone quindi il presidenzialismo come punto fondante della sua campagna elettorale che riguarda la politica estera e le riforme. Questo è tutto, noi vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con Flash News ci sarà domani, sempre alle 19, sempre sui canali social di Per Sempre News. Buona serata!